che ti dà il diritto di entrare e anche quello di uscire, così già. Ci abbiamo il lettino per i massaggi con il suo bel lenzuolino che cambiamo ogni primo lunedì del mese. Ma sarebbe inutile perché il lenzuolino è capace di assorbire fino a 35 litri di sudore senza lacerarsi. Ci abbiamo la finlandese per gli uomini forti perché siamo stati abituati a trattare il larice. Poi ci abbiamo due gemelle, sono massaggiatrici, fantastiche, solo che una è orientale e l'altra no. Non si capisce perché, ma sono fatto. Per ora, signori miei, ce l'ho fatta, i piccioli. Quando entro in un ristorante ora mi fanno l'applauso. Quando entro in una banca, si mettono in fila, mi fanno la ola. Ce l'ho fatta. Eppure, signori miei, in questo nostro benessere evidente e devastante, mi è stato detto che bisogna ricordare i periodi bui. Io, signori miei, tanti anni fa non mancavo pane per mangiare. Io vivo a Milano e sono arrivato giù al nord parecchi anni fa. Ricordo avevo solo Thomas, il primo, 4 anni, già si drogava, va? Ricordo facevo un freddo incredibile. Minchia di un freddo che facevo. Ricordo, che mi emoziono sempre, va? Di cose serie, va? Ricordo mancavano 4 giorni a Natale. 4 giorni a Natale mancavano. 4 giorni a Natale. 4 giorni a Natale mancavano. No, però le cose serie non si può scherzare, vanno a rimanere serie, vanno a scherzare. Se cose serie non si può scherzare. 4 giorni a Natale. No, però le cose serie vanno a rimanere serie, non si può scherzare su cose serie. Ricordo, mancavano 4 giorni a Natale. Ah, vabbè, vai, cose serie. Le cose serie hanno rimanere serie, se non ho avuto sensibilità e intelligenza non si può scherzare. Se ben ricordo, mancavano 4 giorni a Natale. Ciao, passeggi. Stavo passeggiando per una zona prestigiosa, una zona periferica. Ricordo che eravamo nell'arco delle 24 ore, mancavano 4 giorni a Natale. Stavo passeggiando tranquillo come un modello di Detroit. Alex Johnson, I never go, ma vaffanculo! Con gli stranieri ho un buon rapporto. Stavo passeggiando tranquillo, quando all'improvviso. Una sera lo spettacolo è durato 4 ore, è difficile, veramente. È difficile, è una... È così, vabbè. Stavo passeggiando tranquillo come un modello di Detroit. Riguardando a tutti i presenti mancavano 4 giorni a Natale. Tutti si incastravano. Una coreografia mondiale, eh. Tutti passeggiavano, ma 4 giorni. È un momento intenso, eh. Tranquillo, passeggiavo, quando all'improvviso mi ritrovo di fronte a un pollaio.
con quattro galline e un tacchino. Le guardo e gli dico, domani ci vediamo. Il giorno dopo, per un caso astratto, per me mancavano ancora 4 giorni a Natale. Non si sa perché. Sono arrivato con un sacco di aiuto, ho preso 4 galline e un tacchino. Sapete che ho fatto per Natale? Ho mangiato carne senza pane. Mi mancava un pane. Ma la cosa più strana, sentite a me, io non mi aspettavo queste cose, perché forse ingenuità infantile, cose, ma mi aspettavo qualcosa di... Ma la cosa più strana è che il giorno di Natale per me mancavano ancora 4 giorni a Natale. Veramente, non siamo tutti uguali, io non mi aspettavo queste cose. Se non vuole dire ora. Ma è stato in quel periodo, signori miei, che ho come incontrato, dopo 36 anni di vita, come incontrato una persona che mi ha come dato una svolta decisiva. Mi ha come fatto cambiare pagina, va? Mi ha come preso da dietro. Confondete amiche con Bumo, no? Stavo passeggiando per le mie zone, dove proprio mi è consentito. C'è il consiglio comunale che si raduna per sollecitarmi e stimolarmi a frequentare la zona prestigiosa, zona periferica. Quando all'improvviso, camminando così, come un modello di Boston, comunicando con tutti, ho incontrato anche dei tedeschi. Ah, è lo spazzini. Passeggiando tranquillamente, come un docente di filosofia. Come un contemporaneo, eh. Passeggiando all'improvviso, pensate, all'improvviso, mi ritrovo di fronte a un uomo alto come me. Porca miseria. Una bella esperienza proprio. Con un'espressione intelligente come la mia. Con i miei stessi gusti letterari, era evidente. Vestito con sobria eleganza come me. Avevamo due cravatte uguali ma con fantasie diverse. Lui aveva i cervi e io gli elefantini. Era Perego. Perego. E mi ha detto una cosa, signori miei, che non l'auguro neanche al mio peggiore nemico. Mi ha detto una cosa, signori miei, che mi fa rabbrividire, vedo? Mi ha detto, vuoi lavorare con me? Che cosa? Io ho detto, so che abiti da questa parte, casualmente abito dall'altra, dimenticami. Stronzone, gran figlio di puttana ci resta pure. Ho estratto fulmineamente la pistola e anche lui ha fatto la stessa cosa nello stesso momento esatto. Non ci capivamo, è incredibile. Io non mi aspettavo queste cose, però crescendo, non ci capivamo. Stessa altezza, stessa espressione, stessi gusti letterari, stessi vestiti, eppure non ci capivamo. Io ci diceva, ma perché un t'ammazzi? E lui mi diceva, vada via chi? È proprio vero che noi altri, più crescevo, più diventavo minchia. Eravamo in un vicolo buio, uno di fronte all'altro, con la pistola puntata l'uno contro l'altro. Incredibile, non ci capivamo. Erano trascorse all'incirca 2 ore ed eravamo all'incirca gli stessi 2 imbecilli di prima che si minacciavano a vicenda, senza avere il coraggio di prendere l'iniziativa. Pensate che la tensione era così alta che i cervi e gli elefantini delle nostre cravatte si minacciavano a vicenda. Istanti carichi di tensione che ti sembrano un'eternità. Infatti io e Perego siamo rimasti lì tutta la notte, il giorno dopo e così per un'intera settimana senza muoverci. Nel frattempo i cervi e gli elefantini avevano fatto pace. Noi no. Una pianta rampicante aveva avvolto i nostri corpi, sembravamo Adamo ed Eva. E se mi permettete, ma solo se mi permettete, io Adamo e lui Eva, va? Per fortuna all'alba dell'ottavo giorno sono passati quelli della nettezza urbana, che fischiettando ci hanno buttati nel camion insieme alla spazzatura e uno di noi due, non ricordo bene quale dei due, se Adamo o Eva, ha detto all'altro, non muoverti o sparo.